Ciao a tutti ragazzi, bentrovati. Siamo tornati su Dark Souls e oggi, dopo questa breve assenza da video causata dagli esami dell'università, vi mostrerò subito dove trovare i Soul Vessel, cioè quegli oggetti che servono a cambiare la vostra build portandole alle vecchiette dell'inizio del gioco. Dove ci troviamo? Siamo alle celle dell'esilio, ovvero il primo falò della Bastiglia Perduta, o celle dell'esilio, Bastiglia Perduta. Per chi avesse già fatto questo percorso sarà necessario bruciare un falò ascetico per ottenere l'oggetto. Io l'ho già bruciato e non ne voglio usare un altro, cioè l'ho bruciato prima perché avevo sbagliato a fare il video e avevo fatto una cosa strana e quindi ho dovuto rifare il video, ma non serve che brucio un altro falò ascetico. Voi, se avete già fatto questo percorso, è sufficiente che bruciate un falò ascetico per far ricicciare il Soul Vessel. Se seguite i miei passi lo troverete con facilità. Lì c'è un simpatico ciccino, quindi noi ci prepariamo a combattere contro il simpatico ciccino. È da un po' che non gioco, quindi mi trovo un po' storto, però va tutto bene. E ok, let's go. Ciao Gianni! Ora, chiaramente potete in tutta sicurezza non ucciderlo e lasciarlo vivo, però, stiamo qua. Tanto vale sdraiarlo, no? Qui c'è il simpatico tizio con un coso di latta in testa. Potete decidere di ucciderlo, lui non vi attaccherà. Scendiamo da questa scala. Questa è l'area in cui ci sono i simpatici cani. Noi evitiamo i simpatici cani, sfasciamo questa parete e ci tuffiamo dentro. Perfetto. Qui potete decidere se accendere il fuoco o no. Cosa importante, qui dietro c'è un signore. Uccidetelo, tanto è lì. Qui state attenti quando entrate, ci sono i tizi esplosivi famosi. Noi non dobbiamo entrarci e quindi non ci entreremo. Qui invece ci sono i Doggy Doggy Survivor. Li attendiamo dentro e li sdraiamo come possiamo. Appena usciti, attenti sulla destra, un altro Doggy Doggy Survivor che muore. Qui c'è questo che potete pensare di abbassare, io non lo abbasso perché se non sbaglio tira su un mob e nessuno vuole dei mob in più, giusto, no? Eliminiamo Francesco che è qui alla finestra, come tutti i Francesco, e poi anche lui. Dopodiché aspettiamo che arrivi quel tizio, che intanto si fa la sua passeggiata. Volendo potremmo andare avanti e basta, ma a che pro? Ehi tizio! Ciao! Oh oh! Aia! Questi tizi fanno i dannoni, eh? Qui c'è una veste dell'arcidrago, più scudo dell'arcidrago. Ah, questo muro non sarà aperto, ma qui davanti avete visto ci sono i barili per farlo esplodere, quindi è sufficiente che li fate esplodere e il muro sarà aperto. Qui dentro troviamo mob 1 e mob 2. Li facciamo fuori con nonchalance e via. Tra l'altro gli rubiamo anche le cose che hanno. Ecco, qui c'è una bocca di Pharos. Occorrente, infatti, una pietra di Pharos. Inserita la pietra di Pharos si aprirà questa zona, o meglio dovrete colpire il muro per aprire questa zona. Qui c'è un simpatico baule, aprite il simpatico baule e dentro ricettacolo per anime. Facciamo un urlo di guerra per la gioia. Sì, vabbè. Ora ricapitoliamo, siamo alla Bastiglia Perduta, le celle dell'esilio. Seguite la strada che ho fatto io. Ogni qualvolta vorrete un nuovo falò ascetico, un nuovo ristacolo per anime, dovrete bruciare un bonfire, un falò ascetico. Ora, una piccola particolarità. Ah, non posso tornare indietro. Anzi, sì, posso passando da questa porta. Ora, per aprire questa porta qui, che vi ricordate prima ne siamo usciti, no? Qui è dove c'era il tizio nascosto, lì dove sono i tizi esplosivi, e qui c'era questa porta. Questa porta originariamente è chiusa. Per aprirla avete bisogno della chiave antiquata o chiave antica, che potete raccogliere in giro per quest'area, e comunque vi metterò un link in descrizione, quindi senza paura.
Ricapitoliamo di nuovo, ultima cosa necessaria, ultime due cose necessarie dunque sono il bonfire per replicare la cosa e la chiave antiquata, a cui poi vi metterò il link in descrizione. Detto questo, seguite la strada, usate la pietra di Pharos, quindi terzo oggetto necessario pietra di Pharos, e godetevi i vostri ricettacoli per anime. Ci vediamo al prossimo video. Bye bye!